stavo per conto mio a montare uno dei miei tanti video, quando mi è arrivata una notifica dal mio gruppo Discord. Apro l'applicazione e mi trovo di fronte alle 9 weekly, che come ogni giovedì arrivano in anticipo. E lì vedo per la prima volta lo special event di questa settimana, All Japan GT Car Championship. E con la reazione mentale di una scimmia alla vista di una banana, non ho resistito alla voglia di fare un video semplice, ma estremamente accattivante, su quello che a tutti gli effetti posso definire lo special event più unico fatto su Gran Turismo 7. E quindi eccoci qui in questo nuovo video dove effettivamente giocherò uno degli eventi che penso sia stato il migliore costruito da Gran Turismo negli ultimi 2 anni, più o meno. Quindi lanciamoci direttamente nel gioco con questa nuova sfida delle weekly che sfortunatamente sparirà fra una settimana, quindi giocatevela il prima possibile. Detto questo, andiamo a vederla perché io non l'ho ancora vista e non so assolutamente niente se non che ci siano queste bellissime macchine di cui ho visto gli screenshot tempo fa. Allora, All Japan Car Championship, 10 giri, ah, era lunga per i canoni di GT, 150.000 crediti, che questo avevo visto, mi sono spoilerato praticamente solo questo e le auto, che non è male, dai, non si buttano, insomma potrebbe andare peggio, potevano essere 75.000 e ci vediamo la prossima settimana. Ok, le auto, già vedo nelle stradali con delle auto da corsa, che bella la Denso, anche se ha la censura perché non hanno le licenze, ovviamente, sono tutte senza licenze, le macchine sono bellissime, questo me lo sono spoilerato. Ovviamente immagino che mi faranno usare le auto elencate. Ok, ho i limiti dei PP? Non ci sono limiti dei PP, quindi io potrei prendere la Tomahawk e farmela in 45 secondi. Direi di non farlo, prendiamocela come si deve. Quindi mi prendo la NSX con questa Raybring bellissima e... beh, ma io posso entrare? Perché ho visto dei video dove dicevano che bisognava farla a 700 pp? Sono confuso, ma meglio? Ok, andiamo e basta, dai. Corriamo su questa sfida e vediamo con me. Allora, da quello che so, intanto che aspetto il caricamento assolutamente non lungo della mia PlayStation 4, la NSX è estremamente una buona macchina. Non ci ho fatto ancora una gara intera, però mi piace un botto. Ho fatto tante prove sul bagnato, di cui ho fatto questa immagine, e spero di aver salvato il replay, così me ne farò altre. E niente, vediamo com'è questa sfida e vediamo di riuscirla a completare al massimo livello. Intanto che bello, vedo una F40, un botto di auto del GT500, una Diablo, due Diablo. Ok, fatemi rivedere un attimo la lista. Una 911 che si spiega perché effettivamente sono nell'usato. Dettagli tecnici, vabbè, basta parlare, andiamo a correre. Ehi là, signori, sono l'Electro dal futuro e voglio farvi notare una piccola cosa che il me del passato non ha minimamente notato. Infatti nella mia bellissima NSX ho un piccolo disagio mentale che mi sono dimenticato di togliere, ovvero i turbi medi. Quindi sì, sto facendo questa sfida a 800 cavalli o più per lo specifico a 784. E non me ne sono reso conto, almeno non fino alla fine, quindi sì, questa sfida sarà estremamente facile per me, ma c'è un motivo molto ovvio, quindi prendete le mie parole con le pinze, ok? Per il resto, buona visione. Questa è una sequenziale, quindi posso usare il cambio attacca come piace a me. Da dentro, perché ovviamente non si può fare a meno. E vediamo com'è. Consumi non ce ne sono. Beh, giustamente con le macchine non posso pretendere. Vado a schiantarmi in curva 1? No, ce l'abbiamo fatta. Oddio, ma quella è una long tail. Ho messo in quarta. Tutto normale. C'è una Super GT 500. Quella è un NSX stradale. Bellissimo che abbiano messo stradali e auto da corsa insieme. Ok. Salvata. Sì, è la long tail. Oddio, bella perché ha la livrea della SOK, quella aggiunta su Gran Turismo 2. Zewel? E questa è la Zexel, ma bianca. Meraviglioso. Ok, aspetta che mi devo concentrare su 10 giri senza consumi, quindi dovrò solo correre, ma 9 secondi ci mettiamo poco. Allora, siamo al Fuji, quindi staccatona in questa curva qui. Sì, è la long tail. Quanta l'avranno depotenziata per farla andare qua? Ma quanto la voglio fare anch'io di questo colore adesso? Dopo la faccio. E c'è la McLaren normale davanti, la F1. Bello, che è andata pure larga. Ottimo. Oddio, quella è un'altra Supra. Oddio, sto viaggiando nei ricordi. Ah, sto viaggiando nei ricordi e nell'andare lungo. Estremamente lungo. Ok, va bene. 11 secondi. Ok, ho la caga addosso adesso, quindi devo sbrigarmi. Non è una gara facile.
Vabbè. E allora mettiamo il turbo. Certo che se sapevo che non c'erano i consumi, mi mettevo tipo delle gomme morbide. Poteva essere una buona idea. Va estremamente veloce questa Longtail. Cacchio, mi ero dimenticato questa... Allora, non è un problema, perché la NSX ha un unico problema, che non è un problema, è che ha il cambio relativamente fortissimo, ma vedo che mi è servito. Sono andato velocissimo e c'è la Supra che ho visto prima. Oddio, ma quella bianca è la Mobile. È la Mobile, che bella quella tutta bianca. Ho la libera scaricata, la dovrei mettere. Anche quella giusta, incredibile. E sono arrivato lungo, colpa di... Oh! Cosa è successo? La Mobile fa rissa con la 911. Lasciamo correre. Bella questa. Per ora questa sfida non mi sta annoiando. Per niente. Incredibile, non sono stato attaccato da nessuna macchina. Mi sorprendo di questo gioco. Incredibile. Ok, siamo arrivati alle due Diablo, ma siamo già in ottava posizione. Vabbè, è GT7, non è che posso sorprendermi che siano tutte veloci. Sono arrivato lungo. Io volevo pure attaccare. Che pazzo criminale. Modalità sport on. Aspetta che la disabilito. Comunque ragazzi, io adesso sto letteralmente giocando perché sto registrando, però non mi è mai partita ancora una volta questa macchina, quindi assolutamente stabile, un'ottima GT3. GT3, oddio, GT5, ho appena detto una cazzata, no, lasciamo perdere, non userò questa parte nel video. Ok, riprendiamo. Come ho detto, è partito una volta. Comunque, tornando a noi, voglio un attimo mostrare questa qua, che è una delle libere che io preferisco. Andiamoci in sesta e poi con la levetta del pad faccio una di quelle cose che non si dovrebbero mai fare. Ah! Vedete, usare pad e controller allo stesso tempo, sì, controller e volante allo stesso tempo, è una pessima idea. Ok, ci infiliamo dietro la Diablo numero 1 e la Diablo numero 2. Uff. Bella. Allora, Valvo Line, ma non ha lo sponsor, e questa qui davanti non la riconosco e mi dispiace perché i ragazzi su Discord mi hanno anche lasciato una bellissima lista di tutte le citazioni e io non l'ho ancora letta, scusate. Ok, Supra non è un'altra Diablo, basta Diablo su tutte i GT500, giustamente, perché sennò le massacriamo le stradali, più o meno, perché le stradali spingono bene. Allora, torniamo a noi. Ora inizia la parte dura perché sono 2 secondi, ma tante macchine vicine. E siamo al terzo giro. Schivato. Quella è la versione blu, però è censurata, peccato. Non mi ricordo. Ah, non ho la memoria, probabilmente metterò delle immagini a schermo per farmi capire. Questa è la... mi sembra la Denso, questa da davanti, ma non sono sicuro. Aspetta che li vado addosso, però non ne sono sicuro neanche così. Momento ansiogeno. Sì, decisamente Blue Strada non era lo sponsor dei tempi. Penso che sia Calsonic. Vediamo se me lo sono ricordato giusto. E spero proprio di sì. Vabbè, ragazzi, però devo dire una cosa. Io avrò l'accelerazione per il cambio minuscolo, però ragazzi, cioè, avanti, dai, coraggio. Le stiamo sorpassando tutte così. Tra poco mi metto fermo e le rifaccio passare. Sono a metà della corsa. Ok. Intanto stiamo andando a prendere la nostra cugina. La Mugen. Andiamo a prenderla. Vabbè, non è che sia una roba, un'impresa titanica. Con Valerio Gallo. Per forza. Con un NSX che ti volevi mettere. Oddio mio. Gallo, ti prego. O alter ego di te stesso. Datti una mossa. È il sorpasso meno epico che abbia mai fatto. Con metà delle gomme per l'erba. Quindi. Fantastico, veramente. Mi attaccherà, spero di no, perché se no io non so dove mettere. E basta, abbiamo davvero finito qua, conclusa la gara, perché li sto fuggendo via. Sono quasi deluso, ma dopo tutto è la modalità di Gran Turismo messa sempre in modalità facile, più o meno. Quindi, beh, niente, ci vediamo alla fine della corsa, insomma, non penso che vorreste vedere altri 4 giri dove io letteralmente corro da solo. E, beh, ci vediamo fra poco. Ed ecco qui, ultima curva fatta, andiamo al rettilineo e direi che finiamo questa gara in un'ovvia prima posizione tirando un paio di somme. Tanto arriviamo, una cosa alla volta. Bene, allora, diciamo che la gara è stata, beh,
per il 50% divertente, per il 50% abbastanza noiosa, perché letteralmente sono stato a 21 secondi di distanza, contando che ho pure fatto cappello in giro, quindi sì, non è stato uno dei miei giri più veloci. Diciamo che come difficoltà mi aspettavo decisamente qualcosa di più. Per il resto, la line di auto di questa sfida è eccezionale ed è veramente una figata. Adesso sapete una cosa? Andiamo a farci un paio di foto, perché non penso che riavremo l'occasione molto presto di rivedere una cosa del genere. Ho premuto il PS molto velocemente, però mi piace, quindi va bene. La teniamo buona. Mi sono reso conto adesso, ho 800 cavalli. Ho 800 cavalli. Già io ho fatto questa gara con 800 cavalli, non me ne sono reso conto. Grazie al cazzo che era facile da fare.